sicuramente nell'ultimo anno, avendo vinto europei e mondiali, io avevo ancora 17-18 anni, quindi la vita è cambiata. Mi sono trasferito da casa mia, abitavo a Carpi, sono venuto ad allenarmi qui a Roma e quindi già quello è stato un bel passo in avanti. Mi trovo decisamente meglio, ci sono più possibilità per allenarsi con un gruppo migliore, più persone, quindi già quello mi ha aiutato molto. Poi vincere medaglie importanti mi ha fatto crescere anche nel senso di autostima, insomma adesso so di essere comunque tra i più forti nuotatori, quindi quello mi fa continuare ad andare avanti cercando di fare sempre meglio. Sicuramente nei 1500 testa e concentrazione servono tantissimo, perché sono la gara più lunga in piscina e quindi serve tattica, serve cercare di rimanere focalizzati sul proprio obiettivo. La gara inizia, però non finisce in 30 secondi ma in 15 minuti più o meno, quindi devi cercare di capire gli avversari, devi cercare di essere consapevole di quello che puoi fare senza spingere troppo all'inizio, senza risparmiarti troppo e poi accelerare alla fine. Insomma è tutto un gioco di testa, strategia, bisogna stare concentrati in gara, ma io direi più soprattutto in allenamento, perché poi le gare non vengono così fuori a caso, c'è un percorso che si fa dietro e quindi per tutto l'anno ci alleniamo tantissimo e lì veramente bisogna essere concentrati e ambiziosi. Io credo che educazione fisica, ginnastica, scuola vada fatta sicuramente, come la facciamo, si potrebbe fare di più. Adesso io so che in altri paesi sono più avanti rispetto a noi in questo, ma proprio perché offrono più possibilità ai ragazzi. Diciamo che il fine della ginnastica a scuola è quello di far conoscere a tutti i ragazzi lo sport e i vari sport che ci sono, fargli capire cosa può insegnare lo sport. Non è un'ora persa per divertirsi, per giocare a calcetto, serve per fargli capire veramente che non è una passeggiata, ma anzi bisogna impegnarsi tantissimo anche lì, è una cosa faticosa che costa del tempo, sacrifici. Non è capita tanto in questo senso, più che altro l'ora di ginnastica è presa come un riposo dalle altre ore di scuola e poi è un'ora di solito, una massimo due, e è un po' poco. Bisognerebbe fare anche magari cose extrascolastiche, portare i ragazzi in piscina per esempio, parlando di nuoto che non è una cosa che si fa, e insomma ampliare le vedute su tutti gli sport. Mondiale maturità quest'anno è stata impegnativa, è stato davvero duro, diciamo soprattutto alla fine. La prima parte della stagione ci si allena tanto, quindi passo tante ore in piscina, però non ho competizioni importantissime, scuola, idem. Verso fine anno mi sono trovato con la maturità da fare e i mondiali da lì a un mese e mezzo, quindi è stato tutto concentrato in un unico periodo, però diciamo che studiare riuscivo a trovare il tempo. E se anche non ce l'avevo, me lo creavo, cioè trovavo comunque sempre un momento per mettermi sui libri ogni giorno quasi dell'anno e leggere quello che facevo a scuola, ripassare, studiare, fare i compiti. Quindi è stata dura, però d'altra parte il nuoto mi piaceva, non volevo mollarlo, quindi se uno ha comunque le idee chiare, sa che deve fare tutti e due, prova a farli tutti e due al meglio, si riesce comunque a fare tutto. Ma la funzione dei gruppi militari in Italia nello sport è proprio quella di permettere agli sportivi che vogliono fare quello sport, competere a livelli eccellenti nel mondo, il gruppo sportivo te lo permette in ogni modo, ti lascia allenare soprattutto dove vuoi, con chi vuoi, le competizioni le fai tutte sotto il nome di un gruppo armato, quindi ti dà anche insomma un certo senso di onore e quello diciamo è importante, ti fa sentire sicuro nella tua attività e puoi dedicarti a quella completamente. Io penso che in Italia lo sport sia ben valutato, giudicato, diciamo siamo molto concentrati sul calcio, più che altro quello è inevitabile, insomma è uno sport che attira e attrae tutti, quindi chiaramente al calcio si danno maggiori attenzioni. Altri sport si vedono ogni 4 anni, vorrei dire, alle Olimpiadi, quando magari qualche atleta vince una medaglia, sennò per il resto rimangono un po' così oscuri alla maggior parte della popolazione, però secondo me siamo ad un buon punto. Negli Stati Uniti, dove mi sono allenato più di una volta, cambia soprattutto dal punto di vista pratico, materiale, ci sono più cose da fare, ci sono più palestre, ci sono più piscine, ci sono più attrezzi da utilizzare, c'è più gente magari anche
esperta su quel campo lì e trovano 3.000 tecnologie all'avanguardia che ti possono aiutare nel nuoto, ma anche cose minime che ti perfezionano la bracciata sott'acqua, tutte cose che magari in Italia vengono un po' trascurate per vari motivi, non c'è spazio, non ci sono soldi, varie cose. Sicuramente sono più avanti di noi, adesso vi parlo degli Stati Uniti, a livello europeo siamo comunque, credo, messi abbastanza bene. Gli Stati Uniti sono avanti a noi e lo si vede anche dai risultati, poi non solo nel nuoto ma in tutte le discipline. E ci sarebbe da imparare da loro sicuramente. Nuoto italiano, definirlo in tre parole, io credo che innanzitutto secondo me siamo veramente una squadra forte. Negli ultimi mondiali in tanti abbiamo vinto 2 medaglie e va bene, però abbiamo fatto anche tante finali. Il clima direi che è ottimo, ci siamo trovati bene, ci sono state varie polemiche su il club, insomma, italiano, i mondiali, soprattutto alle Olimpiadi dell'anno scorso, ma quest'anno ci siamo ritrovati ed eravamo molto affiatati. E cosa da sottolineare, quando un atleta faceva le gare tutti gli altri erano sugli spalti a fare il tifo, quindi se negli altri paesi ci battono per maggiori capacità di strutture, di tutto, noi siamo veramente attaccati l'uno all'altro e ci facciamo il tifo durante tutte le gare, quindi quello è un punto a nostro favore.